Finalmente ci siamo, i campionati italiani master sono iniziati, 3 giorni di sport. Sì, non a caso è stato fatto proprio per far vedere questo grande impianto che a detta anche degli tecnici che sono stati qui presenti anche nei giorni precedenti è uno fra i migliori d'Italia, quindi è un impianto che sicuramente deve essere utilizzato, deve essere sfruttato, deve essere diciamo impegnato. L'occasione è venuta con questi campionati italiani master che sicuramente metterà a dura prova un po' l'organizzazione della, oltre che della Polisportiva Policiano, ma di tutta la struttura diciamo anche di questo impianto che ovviamente aveva bisogno anche di alcune innovazioni che sono state diciamo anche disposte da parte dell'amministrazione, quindi diciamo che è un inizio che non dovrebbe essere una cosa sgradevole, anzi dovrebbe essere l'occasione buona per poter veramente fare un proseguo di atletica leggera importante. 3 giorni di sport, 3 giorni anche che hanno portato, grazie anche a questo evento, un più per quanto riguarda le presenze turistiche in città. Ma io penso che questo sia veramente una delle cose fondamentali anche di questo sport. Fra l'altro, come vedete e come avete potuto notare, sono persone che vanno dai 35 fino ai 100 anni e quindi è chiaro che la presenza di queste persone è una forma anche di turismo molto particolare. Io ieri pomeriggio ho avuto la possibilità di accompagnare le persone che venivano dalla Puglia e hanno utilizzato la struttura, stanno 4 giorni qui ad Arezzo, cioè, quindi voglio dire, sono cose che anche per l'economia diciamo aretina è una boccata d'ossigeno importante. Veterani dello sport impegnati in prima linea, campionati italiani master, quale gara è inserita in questo programma? Noi abbiamo, cioè il 22esimo anno che organizziamo su tutto il territorio nazionale i campionati italiani, quindi tutta la gamma delle gare dei master comprendono anche i nostri atleti. Noi organizziamo tutte le gare e premiamo con la medaglia d'oro e la maglia di campione italiano il concorrente master che ha partecipato, che è il primo classificato nei veterani. Un esempio, adesso noi premiamo la nostra campionessa italiana che è la terza arrivata nei master,